Allora, oggi sistemiamo un po' di cose dal punto di vista teorico e domani cerchiamo di fare un bel po' di esercizi. Allora, la prima cosa che dobbiamo sistemare dal punto di vista teorico, allora vi ripeto, la definizione di funzione olomorfa che esista la deriva. Ok? Poi abbiamo detto F olomorfa implica esistono diciamo le unità x esistono F uguale a tutti i due esistono il gradiente di V e soddisfano le condizioni di Cauchy prima. Ok? A priori noi una volta che sappiamo che queste due V sono derivabili, teoricamente non sappiamo altro. Non abbiamo dimostrato che le derivate sono continue o cose di questo genere. Però in realtà lo sono. Poi, se vi ricordate, abbiamo dimostrato che se F è olomorfa in omega e se U e V sono di classe C1 su omega tilde è l'aperto corrispondente a omega in R2, allora omega prendiamo semplicemente connesso, allora abbiamo visto che l'integrale di f di z in dz lungo una curva chiusa, in genere quando integrare lungo una curva chiusa si mette così, dove questa è una curva regolare e semplice, questo qua, vabbè c1 è semplice, viene sempre 0. Allora questo qua, allora, questa ipotesi noi ce l'abbiamo messa tecnicamente per sfruttare le forme di Kalkgren nel piano, però in realtà è un'ipotesi che si può eliminare. Il teorema senza quell'ipotesi, questo non lo dimostriamo, questo non lo facciamo proprio perché è un fatto abbastanza tecnico, si chiama teorema di Cauchy Lussac. Ok, poi abbiamo visto che nelle stesse ipotesi praticamente allora questo qua chiamiamolo Cauchy C Lussac. Nelle stesse ipotesi di Cauchy-Lussac
Se io prendevo Z0 appartenente a omega, e se prendevo Z appartenente alla sfera di centro Z0 raggio R, dove R è la distanza di Z0 dalla frontiera di omega, abbiamo visto che F di Z era uguale a somma per n che va da 0 a infinito di c con n per z meno 0 a 0 alla n. Quindi si poteva sviluppare in serie di potenze, questo è quello che abbiamo visto l'ultima volta. In verità anche qui c'è una cosa da dimostrare, cioè a un certo punto della dimostrazione abbiamo portato l'integrale da dentro a fuori una serie. Quindi qua c'era. Allora, questo l'abbiamo dimostrato sotto queste ipotesi, però vi dico le cose in gioia, però non lo dimostriamo senza queste ipotesi. Qua l'abbiamo dimostrato in modo il fatto che abbiamo portato l'integrale da dentro a fuori una serie di potenze. Dove se ricordiamo c con n, questo era uguale a 1 su 2 pi greco i, integrale esteso alla frontiera di omega orientato positivamente di f di zeta fratto zeta meno z alla n più 1 in dz, zeta meno z a 0. Se ricordo bene, controllate, no? Mi pare che sia così. Ok. Quindi diciamo da dimostrare solo il passaggio sull'integrazione per sé. Poi abbiamo detto che le serie di potenze in campo complesso funzionano come in campo reale. Quindi se io prendo una serie di potenze somma di a con n z meno 0 0 alla n, n che vale a 0 infinito, e la somma la chiamo f di z, questa dove converge? Questa converge in B0R, dove B0R, dove che sono l'insieme dei punti z di C, tali che modulo di z meno z0 è minore di R, e dove R è uguale a 1 su L, nel senso che L è la radice, il massimo limite, la radice ennesima del modulo di a con n, R è uguale a 1 su L, oppure se L è uguale a 0, R è uguale a più infinito, e se L è uguale a più infinito, R è uguale a 0. La cosa importante è che se io, ma guardate, se io suppongo che z, facciamo il caso come nel caso reale, suppongo che r sia finito e positivo, no? Supponiamo che z meno z a 0 il modulo sia minore di r meno x. Fisso un epsilon maggiore di 0, ok? Allora guardate che somma di, allora io cosa so? So che esiste un indice n
tale che il modulo diagonale per radice ennesima del modulo diagonale per modulo z meno z0 sia minore di 1, anzi minore di minore uguale di alfa minore di 1, però ogni n maggiore uguale di 1. Ok? Perché questo qua il massimo limite di questa quantità quando n tende a infinito, il massimo limite di questa quantità quant'è? È L per R meno Epsilon. Qua ci avete questa qua, chiamatela virgola N, massimo limite di virgola N è uguale a L per R meno Epsilon, che è minore di 1. Quindi esiste un alfa minore di 1 tale che da un certo punto in poi questo è minore uguale di alfa minore di 1. Quindi cosa succede? Succede che somma per n che va da 0 a infinito diagonale n z meno z0 alla n in modulo, anzi in norma infinito, stiamo parlando su b z0 r meno epsilon, questa è a quanto è uguale? È uguale a somma per n che va da 0 a più infinito del modulo diagonale per, beh, questo qua quando vado a fare il modulo è massimo quando stiamo sul bordo del cerchio, quindi per r meno epsilon alla n, e questo è minore di alfa alla n definitivamente, quindi questo qua converge, quindi la nostra serie converge totalmente. Quindi è chiaro che già lo sapevamo, cioè ho fatto questo passaggio giusto, lo lascio un attimo, lo rilascio qua, l'ho rifatto, ma funziona esattamente come funzionava la dimostrazione del caso dei reali, semplicemente qua i moduli vanno interpretati come moduli, non come valori assoluti, punto e basta. Però come vedete avete la convergenza. Appena vi spingete un po', avete la convergenza puntuale in tutto B0R, BZ0R, e la convergenza totale appena vi spingete un po'. Ok. Oh, però allora, noi sappiamo che ogni funzione olomorfa è sviluppabile in serie di potenze. Sempre si aggiunge, sì. Però perché ci potete credere adesso a quel passaggio di sotto il segno di integrale? Perché adesso poi lo faremo esplicitamente. Quando io ho una convergenza totale, gli integrali si possono portare da dentro a fuori. Qua ci serve una disuguaglianza in più, che è la disuguaglianza di tabù, ma che poi tra poco faremo. Però sostanzialmente, se vi ricordate, la convergenza totale mi dà la convergenza un turno, e questo passava per portare le serie delle vettori integrali. Quindi questo si aggiusta facilmente. Però c'erano ancora delle cose da sistemare. Allora, una prima cosa è: se una funzione f uguale a u più v e u e v hanno i gradienti e soddisfano le condizioni che ho uscito prima, posso dire che è omorfa? Beh, qua se suppongo anche che U e V
siano di classe C1, come qua, che poi ho visto in realtà non serve, ma posso dimostrare che ho omogeneo. Ok? Quindi questa è la prima cosa che andiamo a sistemare. E poi andiamo a vedere perché questo sistema varie questioni. Allora, anche qui questa qua in realtà è un'ipotesi tecnica, però ce la dobbiamo mettere, se no le dimostrazioni ci fanno perdere troppo tempo. Allora, io ho omega, un aperto di C. Poi ho F di Z uguale U di XY, U di V di XY. No? Omega tilde è uguale all'insieme degli XY di R2, tale che X più Y appartiene. Z è uguale a x più y. Allora io suppongo che esista il gradiente di U, allora che suppongo che U e V siano di classe C1 su omega tilde, e poi che siano soddisfatte le condizioni di cui uscì prima, cioè che dU in dx sia uguale a de punte y, no? E che de punte x sia uguale a meno de punte x. Condizioni coscienti. Ok? Ora, va bene, adesso dico, allora F è olomorfa in omega. Allora, quello che devo dimostrare è che la funzione sia derivabile. Mi prendo un punto di omega e faccio vedere che è derivabile là, tanto il punto è generico, quindi se è derivabile in quel punto va bene dappertutto. Allora, dimostrazione: sia z0 appartenente a omega, e andiamo a scrivere il rapporto incrementale f di z meno, anzi andiamo a scrivere l'incremento. Ok? Allora, questo quanto è? Questo, allora, è uguale a U di Z0 è uguale a i x con 0, scusate, x con 0 più i y con 0. Z è uguale a x con 0 più delta x più i y con 0 più delta x. Ok? Allora, questo è u di x con 0 più delta x, y0 più delta y, no? Più iv x con 0 più delta x, y0 più delta y, no? Meno u x con 0 y0 meno iv x con 0 y0. Questo è quanto.
Allora, questo chi è? È uguale, lo scrivo qua. Qua basta applicare, sviluppare come si fa nel teorema differenziale totale di analisi 2, di, sì, di analisi 2. Quando io, allora qua cosa avrò? Avrò du in dx di x con 0 più, chiamiamolo xi virgola y0 più delta y per delta x più du in dy, che questo io cosa devo prendere? Devo prendere l'incremento della u dal punto x con 0 y0 al punto x con 0 più delta x y0 più delta y. Qua stiamo venendo le due, l'ho fatto al contrario, giusto scrivo così. Allora, scrivo l'incremento come l'incremento da qua a qua più l'incremento da qua a qua. Allora, l'incremento da qua a qua per il teorema di Lagrange è uguale all'incremento delta x per la derivata che là ci stiamo spostando nella x, la du in dx, calcolata in un punto che sta tra qua e qua. Qua la y più delta y è costante, e qua avrete y0 più delta y è costante, mentre quest'altro punto sarà intermedio. Poi l'incremento da qua a qua sarà uguale a du in dy calcolato in x con 0 virgola y0 più eta per delta y. Allora qua chiamiamolo xi1 eta1. Poi ci avrò iv più la i che moltiplica la stessa cosa per la v. Allora quindi avrò dv in dx in x con 0 più xi2 virgola y0 più delta y che moltiplica delta x più dv in dx che calcolata in x con 0 virgola y0 più eta2 per delta y. Ok? Benissimo. Uguale. Allora, io posso scrivere sottraiamo dappertutto le derivate di x con 0 e y con 0 e poi riaggiungiamo la stessa quantità. Allora, quando io riaggiungo la stessa quantità posso scrivere du in dx du in dx che moltiplica x con 0 e y con 0 per delta x più du in dy con 0 y 0 per delta y più i volte dv in dx calcolato x con 0 y 0 per delta x più dv in dy
calcolato in x con 0 y con 0 per delta y più tutto quello che c'era prima meno questo. Tutto quello che c'era prima meno questo lo chiamiamolo t. Ok, t di x, t di x. Ok, questo lo andiamo a vedere dopo. Lo chiamiamolo R grande, si può fare? Questa è una condizione di Cauchy Riemann, sembrava sì, si può fare, chiamiamo R di resto di xy. Ok? Allora, prima andiamo a vedere quello chi è. Adesso ci ricordiamo delle condizioni di Cauchy-Riemann. Allora, io so che dv in dy è uguale a dv in dx, quindi questo è uguale a dv in dx in x con 0 virgola y con 0 che moltiplica dx più i dei delta y. Poi l'altra, questa è uguale a meno dv in dy, quindi io posso scrivere più scusate un attimo, u più i, no è giusto. Allora, io so che dv in dx in x con 0 y 0 è uguale a dv in dx in x con 0 y 0, quindi questo qua è uguale a questo, e quindi metto questo e rimane in evidenza i delta y. Ok? Ok. Poi so che dv in dy è uguale a sempre x con 0 y 0 è uguale a meno dv in dx sempre x con 0 y 0. Andando a sostituire, quindi ottengo più i volte dv in dx calcolato x con 0 y con 0 per delta y. Per delta x, scusate, più delta y. Più c'ho sempre questo resto di x. Perché? Allora, questo ce l'avevo da prima. I per questa derivata per delta x. Questo è uguale a meno dv in dx delta y. Ma i veri fa meno 1, quindi si trova meno dv in dx delta y. Adesso, se io vado a scrivere questo era solo l'incremento, se vi ricordate era f di z meno f di z a 0. Se lo vado a dividere per z meno z a 0, chi è z meno z a 0? È delta x più delta y. Quindi mi rimane dv in dx calcolato in x con 0 y 0 più i dv in dx calcolato in x con 0 y 0, che questa sarà la derivata prima in 0 a 0, più r di xy fratto delta x più i delta y.
z meno z0 è delta x più delta y. Allora, se io dimostro, cosa devo dimostrare? Devo dimostrare che quando z converge a 0 a 0, questa quantità converge a 0. Allora, mi trovo con una cosa. Sì. Noi mettiamo in evidenza i debule x. Sì. E ci troviamo quindi delta x, dall'altro lato du su dy lo trasformiamo in meno du su dx. Sì. E quindi la i delta y da dove ci viene? Ci sta. Questo. Ah sì, è vero. Ok. Okay. Sì. E stesso discorso dall'altra parte. Adesso bisogna ricordarsi chi è R. Allora, questa cosa qui, praticamente, dire che z tende a z a 0 è come dire che delta x, che la coppia delta x delta y tende al vettore nullo. È la stessa cosa. Perché dire che questo tende a 0 in C, a 0 a 0 in C, o dire che questo tende a 0 in R2 è la stessa cosa. Ok? Non solo, siccome questo è un numero complesso, se io dimostro che tende a 0 in modulo, tende a 0 anche senza modulo, ovviamente. No? Perché se scrivete la definizione di limite è ovvio. Allora, bisogna scrivere chi è R. Allora, R, chi è R? Lo scrivo qua. R di xy fratto delta x più di delta y è uguale a tutta sta roba meno tutta questa roba. Quindi io devo fare, lo scrivo magari su due righe, solo il numeratore, devo fare delta u du in dx, calcolato x con 0 più xi virgola y con 0 più delta y meno du in dx, calcolato x con 0 y con 0, tutto moltiplicato per delta x, cioè questo meno questo. O più du in dx, dx calcolato in xi, questo era xi 1, calcolato in x con 0 virgola y con 0 beta 1, meno du in dx calcolato in x con 0 y con 0 per delta y, per i delta y. Ok? Più, qua ci scrivo, fatemi scrivere sotto l'altro pezzo relativo alla v, è chiaro che la cosa è lunga, quindi devo fare più i volte in evidenza, poi devo fare v in dx calcolato in x con 0 più x2 virgola delta y, y con 0 più delta y per meno v in dx calcolare x con 0 virgola y con 0 per delta x più i volte del v in dx calcolare x con 0 virgola y con 0 più eta 2
meno del v in dei de y. L'altro era, no, sempre del v in dei x. Qua ho sbagliato a scrivere. Del v in dei x. Perché potrei sbagliare a scrivere tutto. Allora giustamente questo era allora de u in de x è giusto. Poi va bene, qua è sempre allora qua era de u in de x e qua ci devo mettere, io ci avevo la i con de v in de y, qua è da 2, qua ho sbagliato, de u in de x sta a posto, poi qua c'avevo de u in de x, x con 0, y con 0, no, qua c'ho de u in de x, x con 0, y con 0, ma qua ci devo mettere, io qua de u in de y con la i non ce l'ho, però c'ho, vedete, de u in de y qua mi moltiplica delta y e qua pure, no, allora più però aspettate un attimo, e qua ci manca una i, esatto, e qua ci manca una i, ok, adesso no lo ripeto, fino a qua ci siamo, torniamo indietro, no ci riprendiamo tutto. Questo è questo qua. Allora, qui no, era giusto come era prima. Ok. Allora, de u in de x moltiplica de x più i delta y, perché questo è de u in de x. E poi de u in de y, cioè de v in de x, moltiplica i delta x meno delta x, cioè mettendo in evidenza. Ok, adesso devo fare la differenza. Allora, fino a qua era tutto giusto, non c'era niente di sbagliato. Adesso quando vado a fare la differenza, cosa devo fare? Devo fare tutto questo meno tutto questo. Allora devo andare a trovare i pezzi simili. No? Cioè questo qua tutto lo devo togliere e poi ci devo rimettere quello di prima. Allora, quando vado a fare la differenza, questo pezzo meno questo li metto insieme. Ok. Poi quando vado a fare la differenza, questo pezzo meno questo lo metto insieme. Quindi era tutto giusto. Poi quando vado a fare la differenza, sempre vado a fare la differenza, questo pezzo meno questo li metto insieme, quindi i
e va bene. Poi questo pezzo meno questo, quindi mi sono impicciato perché a un certo punto ho guardato la riga di sotto, meno questo li metto insieme, quindi dv in dy meno dv in dy calcolato in x con 0 virgola y 0 per delta y, e poi devo chiudere quest'altra parentesi perché tutto è moltiplicato un'altra volta per y, tutto fratto delta x più y delta y. Allora, quando vado a fare il modulo, quando vado a fare il modulo di r di xy fratto delta x più y delta y, allora sotto quanto viene? Come si fa il modulo? Radice quadrata di delta x al quadrato più delta y al quadrato. Ok? Sopra cosa ho? Ho due numeri complessi, questo più quello che sì. Ah, qua non ce l'hai, qua non ce l'hai. Perché questi sono, allora, cioè questo qua più questo qua. Allora, io devo fare il modulo quadro, cioè questo al quadrato, ma questo al quadrato è un prodotto scalare, vedete, il prodotto scalare tra questo vettore e il vettore delta x delta y. Quando ne faccio il quadrato, cosa mi viene? Mi viene il prodotto scalare per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, il mio numero quadro è la norma di questo vettore per la norma di questo. Allora la norma di questo è radice quadrata di delta x al quadrato più delta y al quadrato. L'altro invece è la norma del vettore du in dx. Allora, questo vettore chiamiamolo omega 1, omega 2, eh? Il vettore omega 1, omega 2. Siamo in R2, eh? Anche qua la stessa cosa, questo pezzo qui, questo è un pezzo, il pezzo immaginario. Allora, devo fare questo al quadrato perché devo fare il modulo. Allora chi è il modulo? Il quadrato della parte reale, ma il quadrato della parte reale è minore o uguale di questa quantità, poi alla fine la radice la faccio alla fine, il quadrato della parte reale è minore o uguale la norma quadrata di questo per la norma quadrata di questo. Il quadrato della parte immaginaria senza la i del coefficiente della parte immaginaria, sempre per Cauchy-Schwarz, questo vettore chiamiamolo W1, W2, è meno uguale della norma di W1, W2 al quadrato per la stessa cosa. Adesso devo fare, devo estrarre la radice. Adesso questo se ne va con questo. Cosa rimane sotto radice? Solo le norme al quadrato del vettore omega 1, omega 2 e del vettore W1, W2. Ma questi vettori, siccome noi sappiamo che queste funzioni sono continue, questa differenza, quando delta x e delta y tendono a 0, questo tende a 0 perché è compreso tra 0 e delta x, questo tende a 0 perché è delta y. Quindi questo tende a questo, la differenza tende a 0, la prima componente, omega 1. Omega 2, meglio ancora perché c'è solo una differenza perché è da 2 che è compreso tra 0 e delta y tende a 0, quindi questo tende a questo, quindi la differenza tende a 0, quindi le componenti di questo tendono a 0, ma un vettore le cui componenti tendono a 0 la norma tende a 0, anche la norma al quadrato tende a 0. Stesso discorso vale per W1, W2,
Quindi quando z tende a 0 a 0, il modulo di tutta questa quantità tende a 0. E quindi abbiamo dimostrato. Quindi alla fine è soltanto un conto, non c'è nulla di complicato. Stiamo semplicemente facendo un conto, però per poter fare il conto abbiamo dovuto sfruttare, analogamente a quanto fatto nel teorema del differenziale totale, semplicemente qua c'è una parte reale e una parte immaginaria, quindi perciò ci sono due pezzi e la cosa è un po' più lunga. Però analogamente a quanto abbiamo fatto nel teorema del differenziale totale, abbiamo dovuto sfruttare per fare questa dimostrazione il fatto che U e V fossero di classe C. Ok? Oh, però perché l'abbiamo fatto? Perché questo qua ci risolve vari problemi. Se vi ricordate, se andiamo a prendere la funzione esponenziale, com'era definita la funzione esponenziale? Se io faccio e alla x più i y, questo è uguale a alla x per cosen y più i sen y. Adesso qua la u e la v si conoscono, sono e alla x cosen y e alla x sen y. Sono derivabili, sono c infiniti, in questo caso c infiniti. Valgono le condizioni di Cauchy-Riemann? Sì, questa è una funzione olomorfa. Stop. Perché a noi, nel momento in cui sappiamo che soddisfa le condizioni di Cauchy-Riemann e le due componenti, U e V, sono di classe C1, è finito. Ok? E quindi questo ci ha risolto un problema. È chiaro? Ok.